in medicina non è nient'altro che una parte della visita medica, in particolare una parte dell'intervista che il medico fa al paziente. In ambito reumatologico, così come altre branche, ma in ambito reumatologico in particolare, è importante fare un'anamnesi quanto più completa possibile per conoscere il paziente e riconoscere nella storia del paziente eventi, sintomi, qualcosa che ci aiuti poi a fare una diagnosi. Quindi, è molto importante. Esistono vari tipi di anamnesi, non è solo una l'anamnesi, esiste un'anamnesi fisiologica che normalmente, diciamo, ci aiuta a conoscere il paziente dal punto di vista degli eventi fisiologici, della vita. Quindi, ad esempio, se si tratta di una paziente donna, se ha avuto gravidanze, se ha avuto parti, come sono andate le gravidanze. Importante chiedere se ci sono stati aborti spontanei per alcune diagnosi, è molto importante. Se il paziente ha delle abitudini, ad esempio, se ha l'abitudine tabagica, quindi se fuma, se beve alcol, se mangia di tutto. Quindi se ha una dieta equilibrata, se fa attività sportiva, che tipo di lavoro fa, insomma, l'anamnesi fisiologica, cioè come si comporta il paziente nella sua vita. Esiste poi l'anamnesi familiare che riveste un ruolo particolare in reumatologia, dato che molte patologie hanno, reumatiche hanno una familiarità, non sono malattie genetiche, che spesso il paziente arriva e dice malattia genetica. No, è una malattia, sono malattie familiari, quindi c'è una predisposizione in chi ha familiari consanguinei, soprattutto, ma non solo affetti dalla malattia reumatica, ma non solo da malattie reumatiche, anche da, ad esempio, da psoriasi. Molto importante l'anamnesi, chiedere l'anamnesi familiare, chiedere se il paziente ha familiarità per psoriasi cutanea, malattie infiammatorie croniche intestinali o altre patologie. Queste sono quelle che nella mia esperienza chiedo per prime. E poi l'anamnesi patologica, che è un'anamnesi appunto sulla storia patologica del paziente, che può essere appunto un'anamnesi patologica remota, che racchiude quindi gli eventi del passato del paziente, quindi se ha avuto interventi chirurgici, se ci sono stati eventi acuti, infarti, ictus, ma anche sintomi del passato che magari adesso non sono presenti, ma che per noi reumatologi sono informazioni importanti da reperire. E poi l'anamnesi patologica prossima, che è normalmente la problematica che dura da meno tempo, normalmente qualche mese o poche settimane, per il motivo per il cui il paziente si rivolge al reumatologo. Importante anche nell'anamnesi remota, non l'ho detto ma lo aggiungo, ad esempio vecchi esami, per esempio se il paziente ha fatto ecografie, risonanze, radiografie, esami ematici vecchi, è tutto importante per ricostruire e conoscere il paziente.